Scusate, questo è Corrado. No, dico, grazie della presentazione, eh. Beh, non c'è di che. Il resto tu mi hai presentato tante volte. Sai, io non sono mica ingrato. Ah, no, io non ho mica detto questo, anzi. Beh, se non dici che sono ingrato, allora cosa dici? Dico anzi. Dici anzi? Avete notato a che livello di istruzione si trova Corrado? Ha detto anzi. Dico, lo sai che tu devi cantare, no? Vuoi cantare? Io? E chi io, allora? Non no, beh, so. Tu no, lasciamo perdere. Ecco, appunto, dico. Allora, no, lasciami lavorare. No, scusa, Andrea. Dimmi, no, se, ti fermi un momento, mi spieghi cosa stai facendo? Ma come lo stai facendo? Ma avete chiamato qui per fare il suo giuno? Per piacere, basta, no, non lo fare più, va bene? Allora io me ne posso andare. Come te ne puoi andare? Dico, finito, me ne vado, no? No, tu devi cantare. Oh, oi, devi a chi? Oi, giù i titoli, Ma che devi, non me l'ha detto neanche mai buongiorno. Te lo dico io, devi cantare, bisogna che canti, e hai tu, capito? Insomma, tu se ho capito vorresti che... Ma questo sempre qui, Sì. Vorresti che cantassi subito? Certo, e se no quando vuoi cantare? Abbi pazienza. Ma io credevo che fossi, che mi intrattenessi, capisci? Sì, ti devi intrattenere. No, alto, attento alla grammatica, ripeto. Cioè, io dicevo questo, ripeto la frase. Credevo che mi intrattenessi, che mi dovevo intrattenere, capito? Io sarei il mi. E tu il ti. Insomma, mi e ti, ci intratteniamo? No, ma che razza di confusione stai facendo? Io non ho capito. Tu è necessario che canti, hai capito? Devi cantare, devi cantare. No, intratteniamoci. Intratteniamoci. Allora io vado. Dove vai? Per piacere. Stavo andando là. Ah sì, ma no, vabbè. Ho visto il disegno di Iacoviti. È forte questo Iacoviti. Poi tra l'altro questo Iacoviti si scrive con la I lunga. Sì, credo. Come credo? Uno che disegna così non si può mica scrivere con una I... La cosa dice, vedi che dettaglio, con una I corta. No. Per forza ci vuole la I lunga e lunga. E dico... Cosa dici? Cosa? Aspetta, sentiamo cosa dice il suggeritore. Quanto è lunga questa I? Sì, quanto è lunga questa Dunque, I? Stavo dicendo di questo qui ha per forza la I lunga. Certo. Quanto è lunga la I? Non lo so io quanto è lunga la I. Scusa. Hai visto? Quello che fa le domande a bruciapelo. L'ho preso alla sprovvista, Vi ho vendicati, ragazzi. Ti stai fermo un minuto. Come stai fermo? Ma la trasmissione deve essere movimentata, no? Non movimentata in questo modo. Ci vuole movimento, ci vuole. A vedere sta figura. Vieni qui. No, sto guardando la figura. A vedere la figura, me ne è venuta in mente una. Te ne è venuta. Cosa ridi? Non lo so, rido, lo faccio per compiacenza. Beh, copia, No, dico, la sai l'ultima? Sì. Ah, la sai? Sì. Beh, allora ti racconto la penultima. Però qui ci vorrebbe una sedia, ci vorrebbe. Ah, va bene, valletta, due sedie, no, per piacere. No, vallina, una sedia sola. Perché? Perché tu stai in piedi. Vabbè, starò in piedi, andiamo, veniamo qua. Vediamo se riesci a star fermo una buona volta. Ma qui siete organizzati, però. Beh, insomma, abbastanza. Carina, Beh, non c'è mica male la valletta. No, dico la sedia. Sì. Allora, cosa dunque, ci dobbiamo dunque, fare? La storia della penultima è quella di quello che fa come me, che entra dal farmacista. Vabbè. Tu saresti il farmacista. Io? Sì. Come? Allora io devo fare il farmacista. Non lo so perché lo devo fare io. Vabbè, no, ma la sedia, se uno di voi due fare il farmacista sei tu. Quindi io dicevo, questo è il banco e tu ti metti dietro. Hai capito? Così. Però mettiti a posto bene, così. Sì. Vabbè. Vabbè, giacca. Sì. Allora tu sei cliente e io faccio il farmacista. No, io hai detto che faccio il farmacista e tu sei quello che entra, no? Cosa detto? Entro e dico, senta, mi dà un'aspirina. Tu cosa dici a questo punto? Sentiamo. Tu sei farmacista. Cosa dici? Non so, ne vuole un tubetto? No, un tubetto no, perché io, vedi, sono un tipo sfaticato, pigro, mi pesa tutto, non ho voglia, non ho voglia. E allora, poi fra l'altro, il farmacista lo sa perché gli ha detto mio nipote. Conosci mio nipote? Sì, Gino Sant'Ercole.
Come fai a conoscere? Nessuno lo sa. Non lo so, perché siccome sono il farmacista lì, lo so allora. Beh, allora ti faccio una domanda. Chi è Gino Sant'Ercole? È un cantante. Sbagliato, è mio nipote. Allora, dunque. Allora, dove eravamo arrivati? Al tu farmacista gli dava il tubetto. Certo, però il tubetto non lo puoi dare perché è pesante. Allora io ti dico, mi dia una compressa. Tu cosa dici a questo punto? Cioè, sentiamo cosa dici. Su, dai. Tenga questa compressa, ecco, gliela incarto. Ma no, non puoi incartarla, è pesante. Non puoi mica incartarla. Poi ti ho spiegato. Se tu la incarti, la carta pesa, capisci? Allora, se pesa, io non posso portare a casa la compressa. Vabbè, allora... Quindi io dico, mi dia una compressa, per favore. Cosa dici a questo punto, tu? E tenga, se la porti in tasca, è buonanotte. No, perché il fatto viene di giorno. Vabbè, allora, te la tenga in tasca e buongiorno. No, perché? non ci siamo. Allora tu non hai capito che la compressa se la metto in tasca, la tasca pesa. Come fai a non capire questa cosa qui? Sì, va bene, ma se è d'accordo, allora è pesante, molto pesante. Certo, molto pesante. Io ti dico, mi dia una compressa per fuori. Va bene, allora se la ingoi. No, perché è per tua zia la compressa, capisci? Non sono mica venuto a prenderla per me. Rispondi presto. Va bene, allora tenga, se la tenga qui la compressa, adesso che facciamo? Ecco, questo è quello che dovevi dire, non potevi dirlo prima. Risparmiavamo una barzelletta così brutta, fra l'altro. Allora io sai cosa ti rispondo? Dico, dia una spinta alla compressa che io poi la faccio rotolare coi piedi fino a casa.